Hello everyone! Bentornati! Oggi ho un'altra intervista multipla per voi. Questa volta ho fatto a 5 stranieri che hanno studiato e che quindi oggi parlano l'italiano varie domande sul loro percorso di apprendimento della lingua italiana, sul perché, sull'Italia, cultura, eccetera. Quindi, interessante. Iniziamo? Domanda numero 1. Di dove sei? Sono di Taiwan. Sono australiano, ma vivo a Parigi da 7 anni. Sono nata e cresciuta in California del Sud e vivo ad Orange da 30 anni. Sono di New Jersey, sì, sono stato negli Stati Uniti. Sono nato 100 anni fa in Michigan, a Detroit, ma adesso abitiamo qui in California. Domanda numero 2. Da quanto studi l'italiano? Studio l'italiano da 3 anni, quasi 3 anni e mezzo ormai. Studio l'italiano da 2 anni e mezzo. Ho cominciato questo percorso proprio giorno dopo, quando sono entrata in pensione. L'ho studiato 3 anni all'università e poi da 2019 fino adesso, quindi circa 5 anni. Seriamente? Studio da 5 anni. Ma solo 2 lezioni per settimana. Sostanzialmente ho iniziato a studiare italiano al liceo e anche all'università, ma poi ho ricominciato a dicembre di 2019, quindi per quasi 1 anno e mezzo. Domanda numero 3. Perché hai deciso di voler imparare l'italiano? 50 anni fa, quando ero all'università, ero un musicista e un cantante. Ho dovuto imparare una canzone italiana. Non ho mai sentito italiano prima quel tempo e ho amato del suono. All'inizio la ragione è un po' stupida, perché volevo fare un modella in Italia, però dopo aver cominciato a imparare italiano mi piace questa lingua, anche la cultura e la storia. Non ho un motivo ben preciso, è stato un insieme di cose. Ho conosciuto italiani, mi piaceva la prosodia della lingua e parlo francese da sempre, quindi pensavo sarebbe stato più facile imparare un'altra lingua romanza. Perché dopo il mio primo viaggio in Italia, 40 anni fa, volevo imparare la lingua che secondo me è la più bella del mondo, come un tipo di musica, questa lingua. Forse la domanda più bella è perché ho deciso di ricominciare il mio studio. A dicembre di 2019 ho deciso di fare un soggiorno con una famiglia ospitante a Brescia. Quindi a quel punto ho deciso di ricominciare il mio studio e è iniziato il virus. Dovevo rimandare il soggiorno, ma a quel punto ho fatto tanto amicizie con i amici italiani. Ormai lo studio perché è una delle mie passioni. Mi piace molto e adoro studiarlo. Domanda numero 4. Quando dico Italia, personalmente, cosa ti viene in mente? Direi la bellezza. La bellezza della lingua, la bellezza delle ragazze e anche la bellezza dei panorami. Purtroppo forse gli stereotipi vengono i pensieri della natura, del mare, del cibo decisamente e tutta la storia. Quindi perché ho visto Nord Italia, mi piace tantissimo la montagna, Dolomiti e Monte Bianco, e anche ci sono tanti siti storici, architetture splendide, cibi buonissimi, moda, design, eccetera. La mia risposta non è la classica risposta. Quando ero piccola ho imparato del Rinascimento e il soggetto è stato introdotto con una grande mappa di Italia, con un'iconografia come una piccola torre per Pisa, un Colosseo per Roma, un carino Davide per
Firenze, anche una piccola gondola per Venezia. Penso sempre alla mappa. Viene in mente l'architettura straordinaria, il cibo, le persone, che voglio andare lì domani. Domanda numero 5. Invece, in generale, nel tuo paese, che reputazione ha l'Italia? Per gli australiani l'Italia è il paese del buon cibo. Per i francesi forse il paese del sole, del mare. Agli australiani piace molto l'accento italiano, quindi siete i benvenuti in Australia. E in Francia? In Francia non lo so. Qui negli Stati Uniti l'Italia ha la reputazione di essere il paese, la terra a cui c'è troppa storia, essenzialmente la terra del cibo, e in realtà tutti gli americani pensano che gli italiani mangino ogni giorno la pizza, la pasta, le cose del genere. Ma direi tutte le cose famose che vediamo nei film, perché l'Italia è decisamente un paese che appare tantissimo nei film americani, e purtroppo anche le cose con la mafia, purtroppo. Quindi ho chiesto tanti amici su Instagram, quasi tutti hanno detto cibo e anche splendide architetture, musei, turismo e popolare, ma la seconda risposta più comune è che ci possono essere piccoli furti e ti possono rubare la borsa, i portafogli, eccetera. Quindi non è così, anche se è bellissima, non è molto sicura per i turisti. E poi c'è lo stile di vita rilassato, anche gli italiani valutano molto la famiglia. Specialmente la mamma è importante nella famiglia italiana. In generale, ci sono molti americani che adorano l'Italia. La musica, l'arte, il cibo ovviamente e soprattutto la dolce vita. Ogni persona che conosco ama l'italiano, gli italiani, l'Italia ha una reputazione buona. Domanda numero 6. Sei mai stato in Italia? E se sì, cosa ti è piaciuto particolarmente? Sì, ci sono stata 3 volte. La prima volta quando ero all'università nell'estate per un mese a Milano per scuola di lingua, e poi 2 volte quando è come viaggio di lavoro. Una volta sono andata a Dolomiti e un'altra per Monte Bianco. Cibo, bellissime architetture e tanti tesori culturali. Oh sì, sì, 6 volte. Ogni cosa è molto antica, i dettagli, l'architettura. Posso sedere per ore e guardare le strade. E... Sono molto fortunata perché ho viaggiato in Italia 6 volte, ho visitato 14 città. Sempre la cosa più piacevole, anche indimenticabile, è fare una lunga passeggiata da parte a parte nel centro storico, sempre. Per esempio a Roma le meraviglie sono ovunque, dappertutto, non solamente nei musei, ma anche in piazze, nelle chiese. Ovunque, non c'è un altro paese come l'Italia per me. Sì, sono stato a Roma 2 estati fa. Mi è piaciuto molto, soprattutto la Villa d'Este a Tivoli, dove ci sono queste fontane meravigliose che sono state rese immortali nel brano Les Jeux de la Villa d'Este di Franz Liszt. No, non sono mai stato in Italia, purtroppo, ma spero che molto presto. Domanda numero 7. C'è qualcosa che invece non ti piace o che cambieresti dell'Italia? Anche se io non ci sono mai stato, direi che non mi piace la burocrazia, decisamente, perché durante questi anni con il virus ho visto, ho sperimentato, ci sono tante cose disordinate. Forse, ma quando parlo delle cose con i miei amici italiani, loro sono d'accordo con me. Ovviamente gli Stati Uniti non sono perfetti per niente.
Mi piacerebbe non preoccuparmi del portafogli o della borsa quando viaggio. Direi che ho paura di guidare in Italia, specialmente in una grande città come a Roma. Non voglio nemmeno camminare vicino a una grande piazza come Piazza Venezia, Piazza Cavour, perché il traffico è pazzesco. Sinceramente non so come risponderti. Non vivo in Italia, quindi quando sono in Italia non vivo la stessa esperienza di voi italiani e io non ho niente da rimproverare all'Italia. Non mi piace che è chiusa l'anno scorso e abbiamo dovuto annullare la nostra vacanza. Non posso pensare di niente che non mi piace. Il baccalà, il pesce con crema, no, non mi piace. Il baccalà è di Roma, è buonissimo! No, solo da questo. Otto, pensi che sia facile fare amicizia con gli italiani? Sì, direi di sì, almeno per la mia esperienza, decisamente è stato abbastanza facile fare le amicizie con gli italiani. Ovviamente nel caso mio, tutte le mie amicizie sono online, su Skype, ma secondo me è molto facile. Gli italiani sono molto aperti, amichevoli e socievoli, e anche decisamente gli italiani sono accoglienti. Allora, questo dipende dalla persona. Se sei una persona socievole, sarebbe più facile che per una persona timida. Io non sono timido, quindi non ho avuto problemi a fare amicizie con gli italiani. Anche se non ci sono tanti italiani a Taiwan, però gli italiani conosco sono amichevoli, proprio come taiwanesi. Adesso sì, perché abbiamo la tecnologia come questo. 10 anni fa non era facile. In California non ci sono italiani, tanti italo-americani, ma non parlano italiano. In generale non lo so, ma per quanto riguarda gli italiani che imparano l'inglese, sì, assolutamente è molto facile, perché è facile fare un misto, un scambio linguistico che è un po' inglese e un po' italiano. E adesso ho molti amici che sono bravi, gentili, che mi aiutano molto con il mio italiano. 9. Qual è la tua parola italiana preferita? Magari. Mi piace anche spazzatura, perché per me suona molto elegante, ma non lo è. Sorpresa! Basta, ma per il suono, non per il significato. Ma perché ti ricorda pasta? No, con la B è più... Non posso spiegarlo. E scaccia pensieri, mi piace molto questa parola. Forse posso dire cacato. È molto divertente, ma decisamente mi piace la parola scaccia pensieri. Ti piacciono le parole composte? Non ho parola italiana preferita, come non ho la parola cinese o inglese preferita, però dico tante parolacce. Non importa in quale lingua. Due o tre. La prima è basta, perché 20 anni fa, quando siamo andati a Firenze, nostra figlia era un teenager, c'era un uomo con un cagnolino, questo cane, e il uomo ha detto basta, nostra figlia si è innamorata con il cane e il uomo ha detto vieni, so, nostra figlia è andata e dice basta, you're so cute, I just love you, basta. Ha pensato che il nome era basta, ma anche mi piace. Allora. Penultima domanda. Qual è la sfida più grande quando impari l'italiano? Allora, nella mia mente l'italiano e il francese sono legati. Questa è un'arma a doppio taglio, perché nonostante fosse un gran aiuto nell'apprendimento dell'italiano, a volte crea confusione.
Perciò le cose che trovo più difficili sono le cose per cui non posso affidarmi al francese, tipo la pronuncia, anche il congiuntivo. E la stessa cosa per il genere delle parole. Ad esempio, dolore, valore, errore, tutti maschili in italiano e tutte femminili in francese. Pronuncia secondo me non è difficile, però congiuntivo, sì, congiuntivo è sempre più difficile, condizionale, sì. Voglio dire il congiuntivo, ma secondo me è la risposta più facile da dire. Quindi direi i generi, perché ovviamente in inglese non ci sono i generi. Quando parlo in italiano e devo fare tutte le concordanze, è molto difficile a volte con gli aggettivi, le persone, i pronomi, eccetera, eccetera. Quindi direi i generi. Il congiuntivo è impossibile per noi. È molto difficile ascoltare una risposta, ma anche i vostri accenti e dialetti e la velocità che parlano. La concordanza è un incubo per me. È possibile evitare il congiuntivo, ma non la concordanza. L'ultima domanda. Ti piacerebbe vivere in Italia un giorno? Sì, certo. Una delle cose di cui mi pento di più è che ho perso l'occasione di fare scambio in Italia quando ero all'università e volevo fare magari un giorno in Italia, che posso vivere in Italia almeno 2 mesi. Sì, certo, ma perché abbiamo la famiglia qui, non possiamo, ma vorrei vivere in Italia 1 o 2 mesi per anno, ogni anno. Ah, questo non lo so. Dire il vero, è stato un po' difficile per me quando mi sono trasferito in Francia. Era un'altra cultura, un altro stile di vita, un'altra mentalità. Ci ho messo un po' di tempo per abituarmi. Se vivessi in Italia sarebbe la stessa cosa. Questo è molto difficile per me, perché sì, certo, ma la mia famiglia sta qui. Se avessi abbastanza soldi per portare loro con me, la mia risposta sarebbe certamente. La realtà non è così, quindi devo essere contenta con le vacanze. Sì, decisamente sì. Infatti, mi piacerebbe vivere almeno un anno in Italia, perché a questo punto della mia vita mi piacerebbe sperimentare la vita all'estero. Davvero è un modo di sperimentare come le altre persone nel mondo vivono. Ragazzi, grazie mille di aver guardato, spero che questo video vi sia piaciuto. Per me i vostri commenti sono sempre molto interessanti e mi aiutano, quindi lasciate un commento, lasciate un like, thumbs up, pollice in su, diciamo in italiano, se il video vi è piaciuto, perché mi aiuta a capire quale direzione prendere. E ovviamente iscrivetevi anche al mio canale Instagram. Ci vediamo la prossima volta. Ciao! Grazie Sonia. Ciao ciao. Ciao. Ciao Sonia, grazie. Ciao. Adios.